Occasione persa da parte di Conte per stare zitto e fare bella figura. Sono dei messaggi, perché bisogna anche leggere certe cose. Conte non è uno stupido, per me No, secondo me è certo. uno dei più grandi allenatori che abbiamo adesso in Italia, di conseguenza se ha detto queste cose un motivo c'è. Volevo sentire, se permetti, un radioascoltatore in linea, tifoso della Juventus, si è presentato così, Massimo, a cui do la buonasera. Massimo, benvenuto a Soccer City. Buonasera a lei e all'ospite. Come stai? È sempre Non un c'è male, piacere. voi? Bene, 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 bene. Massimo Palesa, la tua opinione. Allora io più che altro sono simpatizzante, io sono neutro, cioè guardo le partite con un occhio neutro e ho simpatie anche per altre squadre. Comunque, la polemica non vorrei tanto farlo contro Conte, più che altro mi sembra che c'è un problema, una mancanza di comunicazione forse tra la federazione, il CT e la squadra, perché c'è anche da comprendere che quello che ha detto Conte non è tutto del sbagliato, perché Chiellini sono 3-4 settimane che non gioca e da quel che si sa dall'ambiente si è solo messo a posto o si sta provando a mettere a posto fisicamente, non si è neanche allenato. Quindi da una parte gli do anche ragione perché sai com'è, alla fine se il giocatore dovesse giocare e si fa male, il problema è della società che lo paga, mai della federazione o della nazionale che deve mettere a posto il giocatore o lo risarcisce come si palesava qualche mese fa o l'anno scorso, diceva che si facevano male in nazionale, lo ripagavano e poi non si è sentito più niente. Da una parte quello lo posso capire, da un'altra parte io vorrei girare la frittata a un altro lato e se per caso è Chiellini che vuole andare per forza, non so, magari per paura di perdere il posto in nazionale? Anche questa è una domanda interessante. Massimo. Sentiamo Roberto cosa dice. Guarda, questa considerazione è giustissima perché Prandelli poi ha parlato a lungo, ora non posso certo riportare tutte le parole del mister, però tra le cose che ha detto ha toccato proprio questo tasto, ovvero questo è l'ultimo appuntamento importante prima del Mondiale Sì. e ha bisogno di Chiellini per evidentemente per provare certe, cioè, non lo so se certi schemi oppure anche per rafforzare un po' il gruppo che porterà in Brasile. E vorrei ribadire un concetto, è stato Chiellini a dare la sua Il suo assenso, disponibilità alla sì. convocazione. Nel momento in cui Prandelli non aveva l'ok da Chiellini, Sì. non l'avrebbe mai convocato, insomma. Sì, perché alla fine il giocatore che dice guarda io me la sento, perché lui anche esempi in squadra, hai due giocatori come Llorente che io seguo da anni, no, non solo da adesso che sta alla Juve, che è un bravissimo centravanti, lui non è stato chiamato per la Spagna e non si sa se neanche lo chiamano. Tevez è una questione di burocrazia e pare che ci siano screzi con Messi che è un pochino un generale nell'Argentina come anche nel Barcellona, che io personalmente, anche se sarà un grande giocatore, però mi sembra che è un pochino troppo coccolato da club nazionale. E quindi, sai, avendo esempi in squadra, vedendo che certi giocatori non vengono chiamati, dici, sai com'è, ragione, io non voglio perdere il posto mio, che male che va, pur se non gioco, però faccio parte della nazionale e incrociando le dita, dovrei vincere qualcosa, sai com'è? È Massimo, ti una ringrazio. cosa di egoismo personale, credo io, perché sai quanti giocatori vorrebbero indossare le maglie delle loro Ah, beh, nazionali e mai ce la certo. faranno a giocare. Quindi. Molto interessanti le tue considerazioni, Massimo. Io volevo accelerare un attimino, penso che siamo un po' Sì, tutti siamo d'accordo. d'accordo. Comunque ti ringrazio, Massimo. Volevo parlare ancora, prima di passare alla Fiorentina, lo so, No, no, no. Maurizio sta fremendo No, perché no, vuole parlare no, no, no. bene della Lazio, io lo so, Benissimo, perché sì. sulla schedina ha messo due fisso, io lo Oh, yeah. so, non lo dice, Sì. ma è così. Volevo parlare di De Rossi, di questa mancata convocazione, il codice etico, Prandelli che forse ha preceduto allo stesso Tosel, escludendolo. Vi volevo presentare una brevissima dichiarazione dell'allenatore della Roma, Garcia, poi sentivo Roberto e eventualmente anche voi. Sentiamo Garcia. Che se dice un codice etico, ma io non ho sentito il CT Prandelli dire questa cosa. Quello che non mi piace è che della TV è che la TV non mostra tutto. Allora è vero,
che non va bene di farsi giudicia di se stesso, ma la TV non mostra tutto, è successo qualcosa prima, ma la risposta di Daniele è sbagliata sicuramente. Ma prima lasciamo a chi ha il diritto di vedere queste cose. E già l'ho detto, tutte queste regole che sono interpretazione, perché nessuno vuole della video nel calcio, ma perché funziona video per queste cose? Questo non lo capisco. E soprattutto abbiamo anche noi avuto degli episodi dove siamo stati vittima, no, di questa cosa, e non ho visto niente di prova TV. Allora vedremo, ma spero che non c'è due bilancia, no? Due pesi, vedremo. Roberto, due pesi, due misure, sei d'accordo sulla decisione di Prandelli, soprattutto sulle tre giornate inflitte oggi da Tosel con la prova televisiva al giocatore della Roma, ma non solo lui, anche a Jean Jesus e a... Vabbè, Berardi era stato espulso direttamente dall'arbitro, quindi la situazione era diversa. Allora, andiamo per gradi, perché qui, come si dice, qualcuno ci sta mettendo del suo per complicare ulteriormente la situazione, in questo caso Garcia. Allora, Prandelli sul codice etico è stato ferreo fin dall'inizio: chi sbaglia in campionato non va in nazionale. Non c'era neanche bisogno che sapesse più o meno da Tosa quali fossero già le intenzioni, gli sono bastate le immagini. Poi, per quello che riguarda le tre giornate sia a Juan Jesus che a De Rossi, allora, noi la scorsa settimana, dove dico noi, la Fiorentina a Parma, perché Borja Valero ha appoggiato il palmo della mano sul fianco dell'arbitro, ha appoggiato, perché c'è differenza tra spingere e appoggiare, si è beccato quattro giornate, neanche li avesse preso a schiaffi, no? Ora, qui altro che due pesi e due misure, il ricorso della Fiorentina verrà discusso o domani o giovedì. Giovedì, credo. Comunque sia, l'importante è che venga discusso, perché domenica c'è Juventus-Fiorentina. Certo che se venisse ridotta la pena a De Rossi anche di una giornata o due, a quel punto Borja Valero dovrebbero toglierle anche quelle altre tre, se esiste una logica. Il brutto è che qui in Italia questa prova televisiva, in effetti, l'unica cosa su cui ha ragione Garcia è: o lo proviamo o lo, diciamo, o teniamo la tecnologia per tutto, ovvero la moviola in campo, per dirimere le situazioni più importanti, non anche per decidere magari un fallo laterale o un calcio di punizione magari in una zona del campo non importante. Però in questo caso la Lega italiana, la Lega Serie A, accetta la prova televisiva. E di fronte a un fatto così oggettivo, io non so se lo sapete cosa ha scritto la Roma nel ricorso, lo sapete? No. Praticamente ha detto che in area si cerca di trovare la posizione migliore per colpire la palla, e De Rossi cercava la posizione migliore cercando di spostare più o meno l'avversario o qualcosa del genere. Ora, non siamo proprio a Firenze, diciamo, non siamo ripescati dalla piena, ecco. Una motivazione non ha senso, ecco. Perché poi si arriva al ridicolo pur di difendere queste situazioni che sono palesi. De Rossi, tra l'altro, negli ultimi 4 anni si è reso protagonista di almeno altri 5 episodi. L'anno scorso stesso Roma-Fiorentina tirò una gomitata dell'Hamdaoui dopo 10 minuti che era entrato in campo, e poi ebbe anche il coraggio di vantarsene davanti a Totti e anche in prossimità dell'arbitro, che l'arbitro capì che era successo qualcosa e iniziò a mimargli un qualcosa De Rossi, perché se no magari aveva paura di essere ammonito. De Rossi è un ottimo giocatore, però è come Balotelli, come lo stesso Totti, e purtroppo se non si associa e non si collega la testa molte volte si rischia di fare un danno alla squadra, e questo è successo. Ma sarebbe la cosa normale, cioè 3 giornate era il minimo sia per Juan Jesus che per De Rossi. La cosa assurda sulle 4 giornate a Borja Valero, che
nessuno ancora ha saputo spiegare il motivo. Allora, no, perfetto. Allora facciamo così. Andiamo alla pubblicità, devo fare un set di reclame e poi parleremo proprio della Fiorentina, una Fiorentina che ho la sensazione, me lo conferma Maurizio qui di fronte a me, dalla faccia un po' triste, che è in un momento di fase involutiva ma in senso negativo. Pubblicità. Da oltre 40 anni l'amico Tony di Ediston Meats vi invita a provare la più rinomata e ampia scelta di carni e soprattutto la vasta scelta di formaggi importati e non dall'Italia. Ogni giorno vi attende la tavola calda casalinga con la famosa specialità della casa, la porchetta di Ediston Meats. Visitate Ediston Meats a 245 Ediston Avenue a Toronto, 416-743-5601. Lo Specchio, il giornale italiano che ti regala una lettura interessante, celebra i suoi 30 anni con una nuova edizione speciale, Super Sport. Ora in edicola il martedì per te sportivo che ami rituffarti nelle emozioni del weekend agonistico. Super Sport al martedì, Lo Specchio al venerdì, una coppia da gol. Andate da Phil Chrysler Fiat e provate la gioia di guidare per sempre una favolosa Fiat 500. Da poco in Canada, ma da sempre nei nostri cuori, bella, comoda da guidare e accessoriata. La Fiat 500 è pronta per voi e vi aspetta da Phil Chrysler Fiat al 212 Lakeshore Boulevard a Mississauga Road. Ci metteremo subito d'accordo con il prezzo, che vi assicuro sarà il migliore ed il più basso. Nobody beats a deal from Pearl. Uva di raspata, mosti di qualità, vino in bottiglia o in bag in the box, spumante, analisi del vino e prodotti per curarlo. Milan Wineries, la mia, la vostra cantina. 6811 Steel Avenue West, 416-740-2005. Four Season Maintenance Service di Filippo Fortini per interno e esterno dei vostri business e esercizi commerciali. Inoltre General Contracting Renovation e pulizia di neve e landscaping. Chiamate il 416-614-7166. Disponibili mini bin disposa. Rieccoci in trasmissione, acceleriamo perché i tempi sono... L'abbiamo perso, Lupo? L'abbiamo perso, va bene. Pensavo, Lupo, che voleva parlare degli arbitri. Allora facciamo una coda. Partiamo con Fiorentina-Lazio, questo 0-1 inatteso, inaspettato. Sì. Sentiamo il commento anche di Reia e poi parliamo appunto del momento che sta vivendo la squadra viola. Sugli spalti vuoti, in attesa dell'ingresso in curva Fiesole dei tifosi viola organizzatesi per le manifestazioni contro gli arbitraggi, un enorme striscione rievocava l'orgoglio e l'organizzazione repubblicana fiorentina ai tempi del governo di Pier Capponi, dopo la cacciata dei Medici alla fine del XV secolo, di fronte alle truppe di Carlo VIII. Ma più che le campane cittadine, stavolta hanno suonato a festa le trombe avversarie. Il colpaccio della Lazio sa anzitutto di rivincita dopo l'eliminazione dei biancocelesti patita in Europa League. Il tecnico è di Reia. Avevo chiesto ai ragazzi di trasformare quel nervosismo che c'è stato fine partita in questo tipo di prestazione, perché noi l'avevamo preparata così, conoscendo la Fiorentina, chiudendo gli spazi, rubare palla e ripartire, perché abbiamo avuto un 4-5 opportunità, insomma, no? Senza Borca, Valero e Pizzarro, centrocampo viola in affanno, squadra spesso prevedibile nella serata della protesta del pubblico. Squalificato Montella, il commento è affidato al suo vice Daniele Russo. La contestazione è stata molto civile, come il pubblico di Firenze ha sempre fatto, quindi il pubblico ha diritto di manifestare, ripeto, è stato molto civile, quindi va bene così. Era appunto il servizio su Fiorentina-Lazio, protesta del pubblico. Allora, prima, dato che non ha ancora parlato Roberto, abbia un attimo di pazienza, Maurizio, come hai vissuto questa domenica mattina? Io pensavo in una reazione, perché i presupposti c'erano, cioè, la squadra era stata scortata dai tifosi, dall'albergo, dal ritiro fino allo stadio, sì. Insomma, secondo me doveva caricare in maniera eccezionale i giocatori, pensavo che la Fiorentina partiva forte, invece è partita forte la Lazio e purtroppo ha trovato il gol
dopo nei primi 5 minuti. E quello che voglio domandare anche a Roberto, secondo me l'anno scorso a gennaio la Fiorentina ha avuto un calo netto, e quest'anno a gennaio è andata bene, però mi sembra che il calo l'ha avuto a febbraio. C'è un'analogia rispetto all'anno scorso? Magari ora a marzo si può sperare in qualcosa di meglio oppure no? Allora, stiamo paragonando due stagioni, poi entriamo anche nell'aspetto della Lazio. Rispetto all'anno scorso, intanto diciamo questo, che la Fiorentina in campionato ha 3 punti in più dopo le solite giornate. L'anno scorso eravamo a 42, quest'anno a 45, con in più un passaggio del turno agli ottavi di finale di Europa League e una finale di Coppa Italia da disputare. Cioè praticamente noi abbiamo migliorato la stagione scorsa e in più siamo in corsa totalmente nelle due competizioni che stiamo disputando. Siamo arrivati alla 40ª gara stagionale quest'anno contro la Lazio, l'anno scorso la 40ª gara, tanto per far capire, venne giocata l'8 maggio. In realtà questa Fiorentina, e qui scendo anche nello specifico, non è affatto in affanno, perché ieri, soprattutto nel secondo tempo, se una squadra fosse stata in affanno non avrebbe concluso la partita con un 60% di possesso palla, con 668 palle giocate rispetto alle 485 della Lazio, con una supremazia territoriale che era stata quasi il doppio, si parla di un 66-34, e soprattutto con i recordman della gara per quello che riguarda le palle recuperate, Gonzalo Rodriguez e Tomovic, e soprattutto i migliori passaggi riusciti, in ordine Savic, Aquilani, Gonzalo, ancora Tomovic, e soprattutto come tiri Aquilani, Quadrado, Mattias Fernandez 3 a testa e Candreva della Lazio 3. Il brutto purtroppo ieri è stato rappresentato la cosa negativa, perché è stato un grande secondo tempo, da un Marchetti che è riuscito a fermare due conclusioni di Anderson e di Aquilani nel momento in cui la Fiorentina stava esprimendo tutto quello che aveva dentro. C'è da fare complimenti alla Lazio perché 8 undicesimi erano coloro che erano in campo a Sofia e non è stata una gara facile, sono arrivati stanchi. Da questo punto di vista ci sono tutte le attenuanti, però ieri la Fiorentina ha dimostrato, soprattutto nel secondo tempo, che fossero arrivati due gol a coronamento di una riscossa, e ricordiamolo che ieri la Fiorentina era senza, lo so, io certo, sono l'ultimo che parla degli assenti, ma ogni tanto è bene ricordarlo, a parte di Akite, ci mancava Pepito Rossi, Borca Valero, Pizarro e Gomez che partiva dalla panchina. Io dico che qualsiasi altra squadra senza questi quattro tenori avrebbe avuto una certa difficoltà. Noi non l'abbiamo avuta, e una caratteristica della Fiorentina di quest'anno invece rispetto a quella dell'anno scorso, se lo vogliamo evidenziare, è rappresentata dal fatto che nelle 9 gare maturate, nelle gare ufficiali giocate, 9 su 40, vinte 23, siamo a una media nettamente superiore al 50%, queste 9 sconfitte sono arrivate tutte con al massimo un gol di scarto. Perciò una Fiorentina che si china, e poi soprattutto una Fiorentina che, se lo vogliamo dire, tutta sul campo, visto che la Juve sul campo dice di avere 31 scudetti, qua ormai in Italia è diventata un po' una pantomima, la Fiorentina sul campo senza questi svarioni arbitrali, ammessi da tutti tra l'altro, cioè c'è un'intera nazione che di fronte a quello che sta vedendo di quello che è successo alla Fiorentina è palesemente impacciata a dover ammettere che contro il Napoli e contro l'Inter sono stati commessi degli atti inverecondi, contro il Genoa, cioè la Fiorentina praticamente in questo momento con i punti, con quello che ha fatto sul campo, perché di più poi non si può fare, sarebbe addirittura al terzo posto a pari merito con Napoli. Roberto, prego. E soprattutto adesso ci aspettano 12 giorni quelli della Juve dove possiamo cambiare il futuro della storia. Allora, e noi abbiamo questa cosa in conto dal 90, che è la finale di Coppa UEFA persa. Sì, è vero. E dall'82, 16 maggio dell'82. No, del 90. No, io sto dicendo il campionato, lo scudetto, quando abbiamo messo lo scudetto. Vi interrompo, volevo proporvi le dichiarazioni di Della Valle, il presidente della Fiorentina, patron della Fiorentina, non l'altro Della Valle. Esatto. Dopo Fiorentina-Lazio parla anche del ricorso per la squalifica Borga Cavalero, e poi volevo dare anche spazio ai tanti tifosi, ci sono un sacco di juventini in linea, immagino che ci tireranno addosso qualcosa.
sentiamo le dichiarazioni di Della Valle. È andata così, diciamo, stasera qualcosa non ha funzionato, prendere un gol a freddo subito, poi quando manca due titolari così a centrocampo, insomma non è facile, no? Però onore anche alla Lazio che non ha rubato nulla, certo alla fine ci poteva anche stare un pareggio, no? Però Marchetti si è riscattato questa sera, ahimè proprio con noi, che la parata di Aquilani è volato. Prendiamo quelle poche cose.